Trentino, Trentini Rolando, 46esima compagnia, battaglione Tirano, 5° reggimento Alpini. Faccio da donna qui per raccontare di come sono morto. Io, con altri 100.000. Me lo ricordo quando eravamo a Rivoli, in attesa di partire, che ci hanno chiamati per darci le ultime notizie sui nemici che andavamo a combattere. I russi, straccioni scambinati che si fanno insaccare a centinaia di migliaia, non vogliono combattere. Sono stanchi della guerra. Vanno avanti come pecore con i commissari politici dietro le spalle. Anche la popolazione locale è stanca della guerra e fraternizza con i liberatori dell'asse. Ma Zambuni, ma dai! Ma che te, che sei grande e grosso come due di me, con una barba nera che ce l'avessi io, con due spalle da fare invidia a tutti, e piangi così, come un bambino. Ma dai, asciugati il naso e stai dritto, Zamboni. Oh. Ascolta, ascolta tu, amico di Fazia Trentini, per me non facciamo in tempo ad arrivare, che è già finita. Ma ci sono i tedeschi con i carri armati veri, mica i nostri che vengono giù con la fionda. Noi non facciamo in tempo ad arrivarci sul Caucaso a fare la guerra. E se facciamo in tempo ci troviamo bene, perché il Caucaso è montagna, è come la nostra, ma in Russia. Ma quelli non ce l'hanno neanche da mangiare. Ma che fa un freddo, che se cresce qualche patata è una benedizione e bisogna ringraziare Dio. Ma quelli non ce l'hanno neanche Dio. Allora, per le patate non ringraziano nessuno. Che se vanno avanti così, un anno va bene, che non ringrazi Dio per le patate. Te, due pure. Ma fra 3 anni le patate Dio non gliele fa neanche più vedere. Ma te non sei contento che siamo 2 alpini, Zamboni? A me mi piace guardarmi intorno quando sono con gli alpini. Ci abbiamo i fucili del 91, ci abbiamo i muli, la barba, quasi tutti. E ho tutti la penna nera sul cappello. Sembriamo un alpino solo quando marciamo. E quando ci capita di sfilare, sembriamo ancora di più uno solo. Uno solo grigio e verde. Sì, vabbè, è vero che qualche volta gli scarponi perdono i chiodi quando marciamo. E poi si rompono a volte. Però è l'unico difetto che ci abbiamo. E soprattutto non dipende da noi. E poi io dico che i russi, le scarpe, ce le hanno peggio di noi, Sì, ce le hanno. E ho sentito dire che di questa situazione qua, senza scarpe e senza patate, non ne possono più. E aspettano soltanto che noi andiamo là. E noi andiamo là! Perché siamo italiani, e fascisti, e cristiani, ostia. E noi la gente ci è sempre piaciuto aiutarla. Soprattutto quella in mano ai comunisti rossi, poveri loro. Su una cosa Zamboni ci aveva ragione. Le bionde sul treno sono mica salite. Noi siamo rimasti tutti un po' delusi da questa storia delle bionde, della birra che non era vera. Anzi, tutto il viaggio è stato un po' una delusione. No, perché i bei paesi che mi aspettavo erano soprattutto dei posti distrutti, puzzolenti. Poi mi sono detto che c'era la guerra. E che sono normali le case rotte e anche gli uomini morti per terra. Però ci ho avuto anch'io che sono uno di montagna. Un momento in cui non sapevo più che cosa dirmi. Quando c'erano in certe città della Germania gli uomini, le donne, i bambini addirittura, attaccati al treno tutte le volte che si fermava, tutti con una stella cucita gialla qui, a chiederci da mangiare, a chiederci da bere. Che io all'inizio ci ho avuto schifo. Poi mi ha fatto pietà. Ecco, io lì non sapevo più che cosa dirmi, ma perché c'avevo schifo e pietà e a me mi dispiaceva da buon cristiano. Incarminati mi ha detto che una notte che tutti noi e i russi eravamo ubriachi di vino. Lui è andato dietro le isbe. Sono a casa dei russi, sono come le nostre. Sono più grandi, più tonde, con la stufa in mezzo. E lì ha conosciuto una bella barista. Bianca e rossa, con le trecce bionde. Si è fatto l'amorosa, il segreto da noi. Alla malora! Zamboni, stai zitto, che ti sentono. Alla malora! Zamboni, stai zitto, che se ti sente benvenuti, poi vedi che scenata che è monta su, che c'è ragione, fai la guardia. Alla malora il fascismo! E tutti i generali! E questo fiume qua che è troppo grande, siamo uno ogni chilometro. Ma te dimmi se ho capito bene, Trentini. Te dimmi se ho capito bene.
io devo correre con le mie gambe, che sono buone e lunghe quanto vuoi, però devo correre sui carri armati dei russi e buttargli dentro le bombe a mano alla torretta. Ma te dimmi se ho capito bene, Trentini. Zamponi, per sparare con i mortai devono dare l'autorizzazione dal reggimento. E quelli contano i colpi che costano. E dobbiamo fare economia perché siamo in guerra. Sì, ma non economia di pallottole. Anche le mine costano, Trentini, eh? E i bengala, e i reticolati, i colpi alla metraglia, i traccianti. E intanto sta arrivando il tenente Benvenuti, perché una pattuglia russa sta arrivando dietro le nostre linee. Trentini, Simoni, Zamboni, Polato, fuori con me. Comandi, solitamente, comandi. Dai, forza, Gino, forza. Andiamo, che stavolta gliela facciamo vedere noi.